Allora, finalmente siamo riusciti ad ascoltare anche nel formato Dolby Atmos la musica in multicanale di cui avevamo parlato e raccontato negli ultimi mesi. La cosa interessante è che l'immersive audio negli ultimi anni è stato rappresentato da alcune etichette che nascevano principalmente come Super Audio CD. Parliamo di Pentaton, per esempio. Parliamo anche dell'etichetta norvegese 2L. 2L è stata la prima a proporre musica anche nel formato Dolby Atmos. Le sue registrazioni in formato fisico, per esempio, oltre a essere disponibili in DSD e quindi Super Audio CD, contengono anche un Blu-ray, e il Blu-ray ha la traccia in due canali, in cinque canali e in Dolby Atmos. E abbiamo fatto delle dimostrazioni pionieristiche, Emidio ed io, in questo senso. La cosa interessante però è che adesso anche un'etichetta del calibro della Deutsche Grammophon e con gli interpreti che le sono propri sono giunti a questo formato. E attenzione, sia in audio che in video. Diamo infatti un'occhiata a quella registrazione che ci ha effettivamente affascinato. Il disco era già uscito in audio, sia in compact disc che in alta risoluzione, e offre il grandissimo pianista italiano Maurizio Pollini, che affronta le ultime tre monumentali sonate di Beethoven. Questo è l'anno beethoveniano e naturalmente Pollini è andato ad incidere le ultime tre sonate dal vivo nella bellissima sala della residenza di Monaco di Baviera, la Hercules Saal. E di questo è stato fatto anche un video che sta per uscire proprio in queste settimane, è un Blu-ray. Grande è stata la mia sorpresa quando, oltre alla solita notevole traccia in due canali, coinvolgente traccia in cinque canali DTS Master Audio, ho visto che c'era anche il Dolby Atmos. Ora, il problema è, molti di voi si chiederanno che senso ha ascoltare il pianoforte in Dolby Atmos, che è un formato riservato normalmente al senso di coinvolgimento spaziale, soprattutto delle grandi pellicole cinematografiche, oppure ce lo potremmo aspettare per una registrazione di organo, come era stato il caso del disco Organism della 2L. Il problema è che gli audiofili considerano il pianoforte come se fosse una sorgente puntiforme. Ma non è così. Il pianoforte, quando noi lo ascoltiamo in uno spazio acustico reale, noi siamo avvolti delle sonorità del pianoforte in quel determinato spazio. Se chiudiamo gli occhi, anche durante il silenzio, noi ci rendiamo conto che c'è uno spazio tutto attorno a noi, che non è lo spazio bidimensionale caratteristico dello stereo, ma neanche quello offerto al multicanale. È uno spazio che è tutto attorno a noi, anche con una componente verticale. Se andiamo a sentire anche un violino da solo che suona in un auditorium, siamo avvolti dalla componente del suono riverberante di questo strumento. Ma le chiacchiere stanno a zero, quello che conta era poter sperimentare, e l'ascolto l'abbiamo fatto qui, Emidio ed io e qui gli amici del negozio di Garman che ci hanno ospitato, con un impianto ancora relativamente semplice, se vogliamo, dal punto di vista audio, che però è il risultato di una straordinaria emozione, impatto e coinvolgimento. Lo abbiamo prima testato con le mie classiche pezzi di musica in multicanale, ma lo abbiamo visto anche con questo Beethoven, dove il pianoforte suona effettivamente su una scena sonora più in alto rispetto agli ascoltatori, è estremamente definito perché non è delocalizzato, anzi al contrario è molto generoso, e allo stesso tempo siamo avvolti da questa ambienza che ci fa cogliere anche le persone, questo pubblico pur silenzioso attorno a noi, che poi si dà il massimo di sé nell'applauso ovviamente doveroso a questa grande prova musicale di Maurizio Pollini. Quindi abbiamo Pollini in questo Blu-ray della Deutsche Grammophon, che ovviamente potete ascoltare anche in due canali, ma se avete un impianto con il quale sino ad oggi vi siete lasciati coinvolgere dal cinema, ebbene, vi potrete lasciare coinvolgere anche dalla musica, perché un impianto di questo tipo può riprodurre sia il cinema che la musica per il coinvolgimento e l'entertainment di tutta la famiglia. Del resto, già sulle pagine di Avi Magazine, lo scorso anno, se ben ricordate, Emidio ed io avevamo presentato anche questa edizione delle Sinfonie di Beethoven diretta da Karajan. Qui non c'è il video, è soltanto audio. Questa è l'edizione degli anni 70, meno nota agli appassionati, che ricorderanno questa, che invece è quella degli anni 60,
che era uscita sia in alta risoluzione file che in Super OCD, ma questa degli anni 70 è stata ripubblicata e rimasterizzata. Questo cofanetto contiene un Blu-ray che ha le tracce in due canali, in cinque canali e in Dolby Atmos, e adesso torneremo a sentirlo. And last but not least, qui diciamo andiamo in una storica registrazione Deutsche Grammophon, siamo nei primi anni 70, probabilmente questo era un master quadrifonico. Ebbene, da questo master già concepito in effetti in multicanale, e abbiamo i concerti per pianoforte di Mozart eseguiti da Gould, da Bado e la Filarmonica di Vienna, non propriamente robetta, quindi grandi interpreti, e anche questo è in multicanale. E adesso Emilio, se tu consenti, lasciamo per qualche momento Pollini per passare ad Abbado con i concerti per pianoforte di Mozart e la Filarmonica di Vienna in questa storica registrazione che attraverso il Dolby Atmos potrebbe ritrovare parte del suo smalto originale. Grazie ancora per la vostra attenzione e buona musica. C'è questa a 80 anni che ha suonato le ultime tre sonate di Beethoven, che sono considerate, capito, un monumento.